Fondazione di Sardegna, sede di Cagliari. La sede legale della Fondazione di Sardegna si trova a Cagliari, in via San Salvatore da Orta 2, in un palazzo edificato alla fine del 1800. Situato nel centro storico di Cagliari, a ridosso del quartiere di Castello e all'ingresso di quello della Marina, l'edificio fu realizzato nell'isolato su cui insisteva il bastione di Nostra Signora di Monserrato. Le vicende storiche del palazzo sono complesse e poco documentate, a partire dalla data della sua costruzione, certamente posteriore al 1870. Deducibile da un documento redatto dal canonico Spano, che nel 1861 localizza su quel sito l'edificio della Guardia Nazionale. Nel 1912 l'immobile è stato acquisito dalla locale Cassa d'Imprivile. Al suo interno l'edificio si sviluppa su tre piani in cui si svolgono le attività della fondazione. Tradizione e modernità si incontrano nell'eleganza di un'architettura che, grazie al recupero voluto dalla fondazione, riguadagna la propria centralità nel contesto cittadino. Nella sede, l'organizzazione planimetrica, con l'apertura degli ambienti e l'uso di materiali adatti a trasmettere luminosità e trasparenza, rappresenta appieno l'idea di un'istituzione in grado di aprirsi all'esterno e allo stesso tempo ricevere le istanze della società isolana. In particolare, gli ambienti del piano terra sono funzionali per ospitare iniziative culturali temporanee e permanenti, conferenze e dibattiti, in uno spazio luminoso ed accogliente. Le sedi ospitano una selezione di opere d'arte che, a partire dall'ultimo decennio del 1800, percorre fino a oggi la storia dell'arte sarda. La Fondazione di Sardegna persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale. In particolare promuove lo sviluppo socio-economico della regione Sardegna, anche assumendo partecipazioni in imprese bancarie e finanziarie operanti sul territorio. Tra i possedimenti della Fondazione vi è una collezione d'opere d'arte, custodita almeno in parte nella sede di Cagliari, in via Salvatore da Orta.